Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in questo nuovo video dove andremo a vedere le cose che i giocatori odiano di Clash Royale. Infatti ieri ho messo questa bellissima foto su Instagram dove vi chiedevo appunto qual è la cosa che odiate di più di Clash Royale e avete fatto tipo 762 commenti, voi state fuori. Ah, chiaramente se non lo state già facendo seguitemi su Instagram. Fatto sta che a parte i soliti commenti odio la gente che shoppa, odio lo script di Clash Royale, odio perdere le partite e così via, odio i barbari scelti, ce ne sono alcuni secondo me molto molto carini, quindi ne ho selezionati un po', giuro che li ho letti tutti, ma per forza di cose ne ho scelti una ventina, ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito. Mi dà fastidio che quando gioco normalmente vinco sempre, invece quando registro perdo in continuazione. Ecco, questo è quello che succede sempre a me, è fisicamente impossibile. Sicuramente la mancanza della chat globale, il luogo dove tutti i giocatori si possono incontrare a scambiare opinioni, dove i capi co-capi possono reclutare, insomma ci vorrebbe proprio. Sono d'accordissimo con questa cosa, infatti su Clash of Clans c'è e ok, ha dei difetti però funziona bene. Quel momento in cui avevi buttato giù mezzo mondo ma poi arriva il segno della connessione che non va e ti fa vedere che l'avversario ti ha tristellato, in quel momento guardi la corda per impiccarti e dici: è giunta l'ora. Perché giustamente uno quando gioca a Clash Royale c'ha la corda pronta per impiccarsi, no? Tutto regolare. Quando sei in bagno e capisci che non potrai mai vincere la partita perché ti devi concentrare a cagare. Commento molto profondo. Ciao Yaki, grandissimo, allora grazie. La cosa che mi fa incavolare di più è quando l'avversario vince, di puro culo tra l'altro, e mi fa le provocazioni con la faccina che piange oppure mi scrive: ops. Ci sono dei bei giri all'inferno per quelli come te, che chiaramente io sono il re di queste cose, però effettivamente quando ti capitano contro sono veramente odiosi. La cosa che odio di Clash Royale è la difficoltà immane dell'accumulare gemme. Io ci metto almeno 2 mesi per farne 340. Assolutamente vero, infatti dovrebbero introdurre qualcosa oltre allo shop normale per guadagnare gemme, soprattutto per chi magari vuole fare sfide o cose del genere. La manutenzione, riprovare più tardi. Quando stai giocando stai vivendo, credo che voglia dire vincendo, come se non ci fosse un domani, ma ti chiamano e perdi male. A me credo che sia successo 3 volte in vita mia e sono impazzito quelle volte. Quando apri un baule preso dal panico perché tua mamma ti sta parlando, schiacci battaglia a caso. Sì, a me succede spessissimo. Sei lì che stai aprendo il baule, clicchi 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 veloce e poi fai battaglia e magari non hai tempo e perdi. Non potevano spostarlo un attimo il tasto battaglia? Non lo so. Il mio colmo è quando sto per vincere una partita e il mio amico di fianco mi chiama. Io dico solo una cosa: se tu stai giocando e quello che è di fianco a te ti chiama, io credo che secondo la legge italiana hai tutti i diritti di ammazzarlo. Mi sembra giusta come cosa. Quando il drago infernale sta per arrivare sotto la torre, l'avversario ti mette l'orda di scheletri e lui da bravo ignorante la segue fino alla tua torre. Se vuoi salutami, ciao Simo, bella Yaki, yo. Allora, a me non è mai successo perché non uso mai il drago infernale praticamente. Però delle volte che me lo sono ritrovato contro è una delle cose più belle. Vi garantisco che il drago infernale è veramente stupido. Quando si scarica la batteria del cellulare non riesce a finire la battaglia, chiaramente, come la connessione è un problemone. Questo commento è semplicemente epico invece e purtroppo contro Zlatan non si può fare niente, ragazzi. Quando nella schermata iniziale rimane al 50% e non si riesce ad entrare, e teoricamente basta che reinstallate l'applicazione, perché sono dei bug vari o non lo so, però quando capita sicuramente è odiosa come cosa. La cosa che odio di più è quando ti fa salire tanto e dici: ma sì dai, continua ancora un po', finché non ti trovi nell'arena sottostante. A chi non è capitato? A me fa sclerare quando cambio deck e trovo un deck che lo contrasta, il riassunto, poi lancio il telefono. Yeah. Della serie: hey, io ho un deck per contrastare il mastino, però non mi piace, lo cambio. Trovi una battaglia e hai quello che usa il mastino e dici: no, dovevo usare il deck, no. Uffa. Quando stai giocando in macchina col 4G ed entri in un tunnel, che poi il problema è che dopo entri in un altro tunnel, che è quello del suicidio, della depressione e cose varie. La cosa che mi fa più sclerare su Clash Royale sei tu. Questo qui è un mio caro amico che chiaramente si lamenta del fatto che quando giochiamo assieme io vinco sempre perché sono troppo forte, e in realtà vince lui, però non diteglielo. Daniel invece ci scrive: è quando mentre stai giocando l'ultima partita per arrivare in arena 10 e dall'altra parte della casa senti: a tavola, mamma arrivo, devo finire la partita, e poi ti senti il triplo della sgridata ed è un casino. Infatti la regola del buon giocatore di Clash dice: mai giocare prima di andare a tavola. Questo commento invece mi è piaciuto tantissimo perché è una metafora tra browser e videogioco. Quando Clash Royale diventa Internet Explorer, quindi va lento sostanzialmente per chi non cogliesse tutto questo gioco retorico, e poi subito dopo Chrome, quindi va veloce.
Ok, avete capito il senso? E ti va giù la torre alla velocità della luce. Sì, sta cosa è veramente bruttissima. Quando lagga e succede così, tipo... No, non scherziamo. Chiudiamo quindi questo video con il buon Ferri. Non so se lo conoscete, iscrivetevi al suo canale. No, ok, basta spam. Odio la gente che dice fa schifo e poi shoppa il mondo. Ed effettivamente ci sono anche youtuber che magari dicono questo gioco fa schifo, poi vedi pack opening 300 euro e boh. Ma non vogliamo dilungarci troppo in questo argomento, perché potremmo parlare per ore e ore e ore e ore. Noi non vogliamo. Vogliamo invece fare un video simpatico e divertente. Perché sto parlando al plurale tipo Gollum? Vabbè, la chiudo qui perché sennò deliriamo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivete, mi raccomando, qui sotto le cose che odiate. Magari scrivete un po' cose originali. Non so se ci farò un altro video, non credo. Però mi diverto tantissimo a leggere i vostri commenti, quindi fatelo. Trovate qui un altro video e qui il mio canale per iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.